La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati al Freider, Bonafede, Michele Bordo, Matteo Bragantini, D'Ambrosio, Dell'Ai, Di Lello, Epifani, Fico, Galati, Garofani, Giorgis, Guerra, Lauricella, Locatelli, Losacco, Piepoli, Pisicchio, Ravetto, Realacci, Sanga, Sani, Shulian, Tabacci e Valeria Valente sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta. I deputati in missione sono complessivamente 118, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca le dimissioni della deputata Ilaria Capua. Comunico che in data 29 giugno è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera della deputata Ilaria Capua. Gentile Presidente, come saprà, sono una donna che si è occupata di ricerca nel campo delle malattie emergenti fino a questa esperienza parlamentare. Quando accettai la proposta di Mario Monti di candidarmi alle politiche 2013, la mia speranza era quella di riuscire a portare le ragioni della ricerca in Parlamento per rendere l'Italia più competitiva sotto questo profilo e per dare più spazio ai ricercatori italiani validi. Le aspettative erano di molto superiori a quello che è stato poi, purtroppo, il risultato del mio impegno. Qualche tempo fa, un'organizzazione internazionale che si occupa di sanità pubblica mi ha chiesto la disponibilità ad andare a dirigere un centro di eccellenza in One Health presso una prestigiosa e dinamica università americana. Ho riflettuto molto su questa proposta. Alla fine ho deciso di accettarla soprattutto perché ho fatto i conti con me stessa e con la realtà dei fatti. Sono una scienziata made in Italy che si è impegnata da sempre per portare le competenze e la professionalità dei ricercatori italiani nella dimensione internazionale. In questo ambito so di essere in grado di dare il massimo e di costruire programmi di ricerca competitivi ed innovativi, di far crescere e fortificare i giovani nell'ambito della ricerca e, soprattutto, di investire le mie risorse ed il mio tempo per una sanità pubblica migliore. Ed è per questo che vorrei continuare a fare, lì dove mi hanno cercato, per mettere a frutto la mia professionalità e le mie competenze. Rimane l'amarezza di non essere riuscita ad incidere così come avrei voluto e potuto fare. Per coerenza e per correttezza non posso far altro quindi che rassegnare le mie dimissioni da deputato della Repubblica. L'esperienza parlamentare mi ha fatto crescere e permesso di capire molte cose di questo paese. Ho avuto la fortuna di incontrare nelle istituzioni persone che mi accompagneranno negli anni a venire, che mi hanno insegnato molto e che mi sono state vicine nei momenti di difficoltà. Per questo, soprattutto a loro, va il mio grazie più sincero. Vorrei sottolineare, infine, che quello stesso impegno a favore della collettività, della scienza e della salute che mi ha portato in Parlamento sarà l'asse portante del mio prossimo progetto professionale di vita, senza mai dimenticare il mio paese che mi ha portato fin qui. La ringrazio per l'attenzione e le auguro buon lavoro. Firmato Ilaria Capua. Avverto che ai sensi dell'articolo 49,1 del regolamento, la votazione sulle dimissioni dell'onorevole Capua avrà luogo a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico. Ha chiesto di parlare l'onorevole Capua, ne ha facoltà. Gentile Presidente, cari colleghi, oggi rassegno le mie dimissioni da deputato della Repubblica Italiana. È stata una decisione sofferta e ponderata che ho maturato nel tempo e che si è articolato intorno alla parola rispetto. Quando sono entrata alla Camera dei Deputati ero una scienziata conosciuta e stimata per gli studi che avevo svolto in virologia. Ero piena di buoni propositi e assolutamente determinata a sollecitare quei cambiamenti nel mondo della ricerca di cui l'Italia ha un disperato bisogno.